il mio piatto preferito. Evviva! Virtuale, è vero, oggi il primo preferito del mio ometto qui, la pasta con le zucchine, o come diciamo noi in Sicilia? Pasta con le zucchine. No, chi cucuzzi? Con le cucuzzi. Allora, da noi c'è un particolare tipo di zucchina che credo ci sia comunque in tutta Italia, che noi usiamo per friggere. È una zucchina meno acquosa che si presta benissimo alla frittura, con cui viene fuori una pasta spettacolare. Ci sai dire il nome scientifico in latino? Cucussus meno aquas. Esatto, quella. E vedrete che viene un piatto semplice, però ci vuole la ricotta salata. Vai. Bene, quindi se posso salutare. Se non avete la ricotta salata. Se non avete la ricotta salata, niente, chiudete il video, mettete comunque un pollice in su e andate via. No, oppure prendete la testa del salumiere e minacciatelo, gliela mettete nell'affettatrice per il prosciutto e il No, però ragazzi, effettivamente nei nostri supermercati siamo pieni di formaggi esteri, di formaggi regionali, chiediamoli, facciamoceli pervenire, perché sono sicuramente più freschi, sono sicuramente più genuini e sono sicuramente più buoni, quindi gemelliamo i nostri formaggi da nord a sud, noi portiamo avanti la ricotta salata e ci prendiamo un bel taleggio in cambio, anche un gorgonzola non ci dispiace, magari Gabriele ci farà un'altra pasta estiva. E allora intanto basta cianciare, spostiamoci di là e andiamo a preparare la pasta che cucuzzi. Ed ecco gli ingredienti per la pasta preferita di Gabriele. Sì, una pasta veramente estiva questa volta. È semplicissima, la pasta con le zucchine fritte, o chicucuzze come diciamo sì, noi. Sì. E allora cosa ci serve? Una zucchina per frittura, che è questa zucchina qui. Molti la fanno anche per farla col minestrone o la usano per farla con la salsina e le patate. Questa sì. È ottima per essere fritta, quindi se anche dalle vostre parti c'è, usatela per friggerla. Usatela fritta! Poi, una bella zucchina. Abbiamo un 200 g di ricotta salata, se al nord non la trovate, pressate con il vostro salumiere presso i supermercati, perché loro possono averla facilmente. Pressate il salumiere, sì! Oppure, non so con cosa potete sostituirla, magari se la fate fredda, con un po' di pesto. Se fate questa versione di pasta fredda potete sostituirla con un po' di feta, feta greca, però invece calda è buonissima con la ricotta salata. Poi dell'olio extravergine di oliva che ci servirà per friggere, uno spicchio d'aglio che metteremo nell'olio di frittura, il sale per salare l'acqua della pasta. Come pasta oggi usiamo le penne rigate biologiche della Vivi Verde Coop, chissà come suono, quindi vi consigliamo una pasta corta, possibilmente rigata, in modo che trattenga meglio l'olio ben condito e poi faccia aggrappare le zucchine a sé. Che bello! Bene. Nel frattempo lavate bene la zucchina, io la userò con la scorza, noi la usiamo sempre con la buccia, e tagliatela a fettine di mezzo centimetro circa. Intanto mettete sul fuoco l'olio con uno spicchio d'aglio. Olio, un bel po' di olio, un mezzo centimetro con spicchio mezzo d'aglio. Mezzo centimetro, anche un centimetro forse quello è. In altezza no, mezzo centimetro. Scusa, non intendi. Sì, e adesso a una mettiamo le fettine di zucchina. Fate attenzione, va bene? Questa è un'operazione che non devono fare assolutamente i bambini. Ma perché dovrebbero? Dico, va, per dire. Aiuto, fa schizza. Se schizza fatelo fare alla suocera, casomai, che sicuramente ha le mani d'amianto. Wow! Essendo le zucchine lisciotte proprio per nascita, l'aglio conferirà loro quel quid in più. Fammi capire, ma invece di friggere anche nell'olio di oliva extravergine, si può friggere anche nell'olio di semi? Sì, ma essendo questo il condimento della pasta, anche l'olio andrà in condimento, vi consiglio sempre l'olio extravergine di oliva. Va bene. Intanto sto preparando un piatto per scolare le zucchine con dei tovagliolini di carta per assorbire l'eccesso di olio. Quando capiamo quando la zucchina è pronta? Ce lo dice lei. Ce lo dice lei, ho capito. Quindi... Ok, l'aglio è diventato abbastanza scuro, lo tolgo.
cambio di programma in corso, metteremo le pennette rigate, queste della Vivi Verde Coop, sempre integrali, perché ci stanno meglio, ci stanno meglio. A questo punto di doratura potete scolarle, uscire dall'olio e procedere con la frittura delle successive. L'acqua bolle, buttiamo la pasta. Voilà! Tolte tutte le zucchine dal fuoco, mettiamo in un recipiente metà dell'olio, lo metto in un recipiente per non buttarlo nel lavandino, comunque dobbiamo eliminare metà dell'olio che abbiamo nella padella e rimettiamo sul fuoco. Nel frattempo scoliamo la pasta. Adesso dobbiamo rimettere nell'olio quasi tutte le zucchine, lasciamone un paio per guarnire i piatti. Versiamo la nostra pasta, 3/4 della ricotta salata, spegniamo il fuoco e mantechiamo. Manteca, manteca! Benissimo, e siamo pronti per impiattare. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Com'è semplice questa pasta, è veloce, sì, semplice, fresca, estiva, potete prepararla per tutte le occasioni. Sì, anche tra l'altro potete friggere le potete friggere le zucchine anche il giorno prima, due giorni prima, e all'occorrenza buttare giù la pasta, aggiungere la ricotta salata e viene buonissima, certo, lo stesso. Anche una settimana prima, no, sta buona, no, con quella patina magari di muffa che dà qualcosa in più. Sì, 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 consigliata. No, però insomma provatela, vedrete che sapori particolari, il fresco della zucchina, il pieno della ricotta salata, il buono della pasta. Io in questo periodo sto prediligendo pasta integrali, ma viene buonissima anche con una, anzi nasce con una normalissima pasta bianca. Basta parlare, che dire? Regalateci un pollice in su, condividete il video se vi è piaciuto, veniteci a trovare su Facebook e su Instagram. E basta, andiamo a mare, che dite, che c'è un caldo pazzesco? Andiamo, e voi andate a preparare questa pasta. E noi ci rivediamo sempre qui. Sulle vostre tavole. Ciao! Ciao.